Mio padre era un operatore da proiezione, per cui io ho vissuto tutta la vita in una cabina cinematografica di proiezione e in un palcoscenico. Chi è? Venga, venga, Buzzanca, venga, venga. Vuole che la faccia proprio come voglio farla io, senza fare l'attore. La faccio, la faccio. Ah, mi dà una manata sulla spalla. Ah, è bravissimo! Senta, ogni tanto senti un urlo disumano. Lui che si incazza come una bestia. Sono uno stronzo! Sordi era un pompello. Gassman era alfiero e antipatico. Buzzanca ti taglia in due con un fendente di quel tagliamare che c'ha in mezzo alla faccia. Noi registi abbiamo questa abitudine di vergognarci dei nostri film comici, sì. Quando un regista fa un film comico dice che è amaro. È stato oggetto di una polemica violentissima. Quando mi ha proposto Buzzanca ho detto, ma siete pazzi o state scherzando? Mi ha detto, no, magari che Buzzanca non è Merlo maschio. È l'ultima grande maschera italiana. Devi parlare preciso, devi dire tutte le cose precise. Sembra quasi di vedere uno strumento acustico per cui tu scegli che tipo di intensità dare. Noi non siamo mai stati comici. Noi siamo stati attori comici, attori grotteschi, ma attori.